Ah, oh, buongiorno signora. Oh, ciao. Mi fai vedere degli orologi di lusso? Che siano di lusso, eh? Sì, di lusso, va bene. È un regalo per mio marito. Sa che modello più o meno gli piace? Guardi, non lo so perché di solito se li compra da solo, però dai, più o meno i suoi gusti li conosco, ecco. Ah, va bene. Allora, come orologi di lusso abbiamo. Aspetta, mi faccia vedere questo, che cos'è? Allora, Bello. questo qui è un Maserati, come può ben notare, è un bell'orologio pesante, però comunque molto elegante. Posso prenderlo? Sì? Ah, bello questo. Sì. Questo quanto Questo qui viene? viene circa 400 euro. 400, ma è un po' poco. Lui di solito spende oltre i 100.000, capito? No. Ecco, andiamo sul lussuoso, va bene? Allora. Oh, si è aperta. Allora, signora, questo qui è Sì, un Rolex Daytona ed è molto bello. posso Certo. vedere? Ah, bello questo. Ha detto che è un No, Dyson. Daytona, signora. A Daytona, ho capito. Ebbene, quanto Questo qui viene viene? 113.000 euro. 113.000, sì. Beh, certo, sì. È poco, ho capito. Mi fa vedere qualcos'altro di un po' più costoso. Con molta attenzione le faccio vedere un Patek, signora. Ecco, Se mi faccia vedere. piano, signora, si Ah, ho rompe. capito, ma devo constatare, capito? Constatare, ho Vabbè, ma capito, non è ma. una Patacca, è bello comunque. No, no, Patacca, signora, Ah, pa Patek. Patek, ma certo stavo scherzando, lo so. E Ah. sì, quanto viene? Questo qui viene 20 milioni di euro, signora. Ah, però. Va bene, credo di prendere questo, tenga. Va bene, va bene. Senta, faccio un attimo una telefonata a mio marito e torno Ah, sì, subito, faccia eh? pure. Arrivo, Intanto eh? Un procedo, va bene? attimo. Ciao, signora, serve Sto aiuto? dando un'occhiata, grazie. Prego. Ma è uguale all'orologio di prima. Quanto viene? Questo viene 8 euro. 8, ma non mi puoi fare lo sconto di 1 euro almeno? Va bene, Ah, va rompiballe. bene, lo prendo. Mi ci fai anche la confezione regalo? Sì, pelato, compra le carte legale 1 euro. Ah no, allora va bene così. Va bene, signora. Oh, ciao cari. Ebbene, ho pensato, ma perché spendere tutti questi soldi quando poi le lancette funzionano in tutti gli orologi, anche quelli più economici? È da stupidi, però, dai.